Spinoza, nella apparentemente serena, tranquilla Olanda del 600, fu particolarmente impressionato dal destino dei fratelli De Witt, che furono accusati falsamente e fatti letteralmente a pezzi dalla buona borghesia di Amsterdam. Seconda edizione del Festival alla prova del tempo, che si svolgerà al Museo Archeologico Nazionale dal 25 al 27 ottobre. Si intitola Storia dei complotti, veri, falsi, finti, e sarà concentrata sul metodo che permette agli storici di separare i fatti e le notizie autentiche dagli errori e dalle menzogne. Si parlerà anche di complotti e fake news del nostro tempo, di Russia e Stati Uniti e della cosiddetta ideologia gender. Non sono importanti soltanto i complotti reali, cioè quelli storicamente documentati, le congiure per esempio storicamente documentate. Pensiamo a quella di Catilina, pensiamo alle Idi di Marzo, sono altrettanto interessanti i complotti presunti, cioè altrettanto interessante l'accusa di complotto, perché è funzionale alla costruzione del nemico perfetto. E la storia purtroppo ci ha messo di fronte a delle accuse di complotto che hanno avuto delle conseguenze tragiche. Promosso e finanziato dal Comune di Napoli, il festival è organizzato dall'Associazione Culturale A Voce Alta. La partecipazione alle lezioni e ai dialoghi è gratuita. Un festival di storia che è un segno molto importante del fatto che questa amministrazione concepisce le politiche culturali in termini trasversali, nella convinzione che la cultura è uno straordinario motore di innovazione sociale e anche di sostegno, diciamo, alle fasce più deboli. Ci sembra che anche un festival di storia che si interroghi su un tema attualissimo come quello del complotto e delle fake news sia uno dei modi in cui la collettività può crescere grazie all'impegno culturale. Quest'anno è stata scelta anche una tematica molto interessante, perché in tempi di fake news parlare di complotti presunti tali e complotti veri mi sembra un argomento veramente molto contemporaneo. Se noi sfogliamo i nostri quotidiani, ogni giorno troviamo un complotto, quindi vero o presunto. Quindi parlare dei complotti nella storia è anche un modo per poter leggere meglio gli eventi di cronaca che noi tutti i giorni viviamo.